Allora, sono qui in Solidworks e ho questo schizzo, no, che ho fatto nel video precedente. Adesso volevo far vedere le differenze tra l'avvolgi e la proiezione delle curve, ok, linea di divisione e proietta la curva. Allora, qui noi abbiamo questo, ok, questo schizzo. Dunque, conosciamo l'avvolgi, sono in mezzo. Okay. Non è necessario andare tangenza e dunque vado semplicemente a avvolgere. Okay? Dunque funzione avvolgi, usiamo lo scribe, okay, schizzo e vado a avvolgere su questo. E dunque questa è la classica funzione di avvolgimento. Okay? Naturalmente se io ipotizziamo di mettere un altro schizzo. Ok, questo schizzo facciamo converto entità, ok, converto entità e andiamo a disegnarci, ormai l'avevo perso, una linea così, ok, andiamo, no perché non posso farlo perché non mi fa l'entità di offset, vediamo, tiriamo via, seleziona catena. Però lui non me lo fa con questa ottimizzazione spline, non me la riesce a fare. Dunque, tiriamo semplicemente questo, lo trasformiamo tutto in costruttivo e tiriamo una riga molto velocemente. Ok, perché non è che ho voglia di perderci tanto tempo. Però l'importante è facciamo, mettiamo la tangente, ok, e così. Vediamo se riesco, ok, questo qui tangente, questo se non mi ricordo male era 45 gradi, 45, 45, questo è tangente, questo io conto questo uguale, questo andiamo a metterlo qui, quello lì è già lì. Non mi ricordo più quanto erano. Mettiamo 25. Ok, dovrei andare a fare questo perché non ho più il ok, e questo contro questo era uguale. Ok, più o meno dai, no, non va bene. Va bene così. Allora, questo è lo schizzo. Naturalmente uno schizzo così non me lo avvolge, devo avvolgere sempre chiuso. Ok, se lascio qua, la funzione di avvolgimento non può essere creata da contorni intersecanti o aperti, dunque devo fare tutto il percorso, facendo tutto il percorso forse me lo fa, non mi ricordo più, comunque così non me lo fa. Ok? E dunque devo usare la strategia quella di chiuderlo e poi di usare un percorso ad hoc. E dunque io chiudo, allora, questo nascondo e questo mi ha fatto così. Questo io lo sospendo perché se no non mi crea. Adesso andiamo a vedere con la linea di divisione, partendo da questo. Dunque, io vado a fare la linea di divisione. Ho tre possibilità, silhouette. Proviamo a cominciare da silhouette, ok? Vabbè, silhouette però qui non abbiamo schizzo. Per esempio qui potremmo avere questo piano qua, cioè direzione di direzione, ok? E poi possiamo avere qua, ok? E lui dunque mi crea la divisione, però fondamentalmente questa non come si può dire, non è che vediamo, mettiamo anche questo, non è che quello, questo qui adesso non riesco a leggere, non è che quello non c'è lo schizzo, ecco, dunque non fondamentalmente non qua vediamo, ha fatto così rispetto all'origine, mi ha dato l'angolo, però no, la linea di divisione come silhouette a me non serve con quello schizzo lì. Dunque,
Non va bene. Dunque qua cancello. Ok, e io qua potrei mettere cancello perché la silhouette non fa il caso mio. Andiamo di nuovo qui, andiamo su linea di divisione, adesso la silhouette andiamo a proiezione. Dunque qua c'è lo schizzo, gli dico questo schizzo, ok? E questo è sulla faccia. Qui possiamo fare, lasciando così, lui no, mi fa questo. Ok, che in pratica se noi andiamo a vedere questa linea qui è fino qui, fino a mezzeria, arriva fino qui e si blocca qui. Ok, andiamo a vedere se lui riesce a fare anche, chiudiamo qua, ok, abbiamo questo qui, andiamo a vedere con lo schizzo aperto cosa fa, ok? Dunque, schizzo aperto, andiamo su linea di divisione e andiamo questa volta a fare lo schizzo su questo, ok? E non ce la fa, lo schizzo proiettato non divide le facce selezionate e potrebbe non intersecare, non è chiuso, ok? Anche vediamo con direzione unica e lui non ce la fa, ok? Siamo qui, non ce la fa. Dunque, succede questo, dunque ricapitolando, con avvolgi, sono in mezzo, il piano è in mezzo, con avvolgi succede questo qui, ok, e con linea di divisione, questa qui, la seconda, che è questa qui, linea di divisione con proiezione, mi fa, andiamo ad attivare, mi fa questo, che è leggermente diverso, sempre sul piano centrale, no? Sempre sul piano centrale. Sempre sul piano centrale. Andiamo a vedere poi, qua chiudiamo, ok, e andiamo a vedere linea di divisione però con intersezione. Con intersezione qua no, non ho possibilità perché sono due superfici, ok? Dunque gli schizzi non potrei, potrei crearmi un qualcosa qui, ok, e vedere come fa, cioè dovrei prima crearmi per esempio con la superficie una superficie lineare cieco passante, ok, e magari anche nella direzione 2 passante nella direzione 2, ok, una cosa del genere. A questo punto ecco che potrei usare la linea di divisione, naturalmente intersezione, lui mi prende, non c'è una specie di selection manager, ok, dove posso selezionarmi tutte le superfici, si può selezionare e poi questa qui, e dunque mi viene proprio questa forma così, ok. Mi seleziona questa forma così, se noi dividi tutto, vediamo cosa fa. Andiamo a dividere qua e questa in due, che è poi diciamo la linea di divisione, quella famosa con, mi fa un po' quel disegno simile, no, come forma. E dunque però qui devo intervenire con le superfici, ok? Devo intervenire con le superfici e vabbè. Non era questo qui. Vabbè, qua chiudo e qua chiudo. Come ultima cosa c'è curva, proietta la curva. Ok, dunque schizzo su schizzo dovrei aver aperto un altro schizzo. Ok, e dunque vabbè, qua io non ho aperto, dunque non mi interessa per adesso. Dunque traccia su faccia, dunque io vado a cliccare qui. La direzione posso indicare questa qui, la faccia su questo e andiamo a vedere bidirezionale mi fa come questo io metto qui, vediamo se metto qui fa così, ok, però mi traccia la linea, questa linea che comunque è una linea che potrebbe essere interessante.
E qua invece bidirezionale, ok, mi traccia sempre questa linea che è quella, non mi divide la superficie, proietta la curva, non mi divide, non mi crea la linea di divisione, ma mi proietta la curva come la linea di divisione, di proiezione. Ok, dunque questo mi serve per proiettare la curva e questo invece per proprio creare una superficie e dunque però potrei usare benissimo anche questa, una curva, ok? Questa qui, ok. Dunque fondamentalmente ricapitolando è con un avvolgi con e adesso andiamo a vedere un attimo se io vado a sospendere questo, mentre noi avevamo visto che mi creava problemi, cioè linea di divisione su questo partendo dal centro mi creava problemi, ok. Qui invece qui dovrebbe invece non crearmi grossi problemi, dunque dovrebbe comunque farmi un pezzettino. Andiamo su proietta la curva, direzione, mettiamo questo. No, io ho sbagliato. Allora, questo qui, metto questo. E lui già in automatico si è preso, perché si è preso la direzione. Se faccio poi bidirezionale, lui mi fa il mio fantastico, ok, la mia fantastica linea. Naturalmente, per fare la linea così dovrei essere all'interno, perché lui mi vede solo, naturalmente, su questa superficie qua, ok? Dunque anche tutto il discorso non è che cambi molto poi se sposto la superficie qui, ok? Se sposto la superficie qui, io adesso come posso fare? Adesso sospendo tutto, ok? Semmai quasi quasi faccio un altro video, ok? Faccio un altro video perché sono già 10 minuti e dunque vedere questo. La differenza tra avvolgi e le curve proiettate, la linea di divisione proietta la curva, magari spostando se cambia qualcosa. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.